una Roma che sta prendendo in mano la partita in questi primissimi minuti senza andare però alla conclusione. Prova adesso ad allargare sulla destra verso Mancini, Karsdorp, seguiamo questa azione che permette alla Roma di andare in vantaggio. Il gol della Roma che si porta subito avanti, incornata di testa che è stata di Veretout, che è andato ad infilarsi come un attaccante, veramente un gol da attaccante consumato questo. Si è andato a sistemare sul secondo palo, ha anticipato tutti, forse non hanno i difensori dell'Udinese considerato il talento negli inserimenti del francese, che ha portato in vantaggio al quinto minuto di gioco la Roma. In pratica è andato ad anticipare il saltatore che doveva essere incaricato di controllare Borja Mayoral, e dunque Roma 1 Udinese 0, quinto minuto di gioco. Cross di Mancini con l'incornata di Veretout, centrocampista abituato a segnare perché negli ultimi campionati è stato con De Paul tra l'altro il centrocampista che ha segnato di più. Ha sbagliato Strigger Larsen a non rendersi conto di avere Veretout a due spalle e di non anticiparlo. Linea a te. Attenzione perché c'è l'Udinese in area con De Olofeo diagonale, la palla che viene bloccata e messa in angolo con una scivolata provvidenziale da Ibañez. Disattenta la difesa della Roma, ma credo che ci fosse fuori gioco, in effetti è così, è scattato veramente al limite il 9 spagnolo della squadra di Luca Gotti, che subito ha risposto con un'offensiva interessante. È stata ben sviluppata questa azione in contropiede. Torniamo all'Olimpico, Roma Udinese, Diego Carmignani e Sebastiano Franco. Grazie Nico Forletta. Siamo arrivati al 14esimo di gioco allo Stadio Olimpico. La Roma conduce per un gol a 0, quello messo a segno da Jordan Veretout al quinto. Un paio di minuti fa ha sfiorato la doppietta sempre il francese, che su un contropiede innescato da un errore in uscita da parte della formazione friulana, oggi in maglia gialla, ha fatto partire Borja Mayoral per vie centrali e stava arrivando in zona tiro, poi ha servito alla propria destra Veretout, ma attenzione perché c'è l'Udinese che rischia di andare sotto porta con una buona combinazione, l'ennesima, De Olofeu, Llorente, poi è arrivato anche De Paul che ha perso il passo giusto e stava per andare in zona tiro, è stato chiuso dall'intervento di Mancini. Dicevamo di Veretout lanciato a rete in diagonale, in questo caso il tentativo di realizzazione in pratica è stato musso con il piede ad essere l'ultimo baluardo per un raddoppio della Roma che sembrava proprio cosa fatta. Attenzione, palla dentro l'area e un altro incredibile salvataggio sotto porta con Musso che era assolutamente fuori causa. Ibañez, dopo una serie di rimpalli che ha fatto carambolare il pallone sul destro del difensore brasiliano, salvataggio se non erro di Strigger Larsen che è andato ad alzare il pallone sopra la traversa, ma la porta era davvero spalancata. Attenzione perché c'è un attenzione attacco... perché c'è il gol divorato dalla Roma, c'è stato forse anche un intervento falloso e mi sembra proprio che sia questa l'intenzione dell'arbitro. Si è liberato uno spazio sulla destra con Veretout che è andato a piazzare in orizzontale verso Mkhitaryan, che è saltato Musso con uno scavetto, è stato poi toccato evidentemente dal portiere argentino. Attenzione, ora è tutto pronto con il calcio di rigore di Veretout. Veretout contro Musso, la rincorsa del francese, la battuta e il gol del 2-0. 25esimo del primo tempo, doppietta di Veretout, Roma 2, Udinese 0, primo gol con un tocco di testa sotto porta, il raddoppio invece direttamente su calcio di rigore sempre del francese della Roma che arriva a 9 centri in campionato. Fallo di Musso in uscita su Mkhitaryan, lanciato a rete, superato il portiere dell'Udinese da uno scavetto del giocatore armeno che è andato poi a franare. Inizio da incubo per l'Udinese, già sotto di due gol, bisogna dire che però il contatto c'è stato, è vero che forse Mkhitaryan non avrebbe raggiunto il pallone, però ha alzato i piedi, ha alzato le gambe Musso sull'ostacolo e ha creato ostacolo a Mkhitaryan andando col la caviglia dell'attaccante della Roma, e quindi da qui è il calcio di rigore fischiato da Giacomelli, inizio davvero difficile dell'Udinese. Dall'altra parte una Roma che decisamente vuole il terzo posto in classifica, ora ha superato in questo momento la Juventus che, lo ricordiamo, comunque deve ancora recuperare la gara con il Napoli. C'è Mkhitaryan che gestisce il pallone sulla sinistra, attenzione perché è una buona imbucata, una buona idea questa per il tentativo a rete
ed è il terzo gol della Roma, stavolta è siglato da Lorenzo Pellegrini. Pellegrini sotto porta a rimorchio ha seguito un'azione splendida davvero della squadra di Fonseca sul lato sinistro del campo, palla arretrata per il giocatore più libero di tutti, il capitano giallorosso, che alla mezz'ora, anzi al 29esimo minuto, porta a 3 le marcature della Roma, stavolta di giustezza questa azione, con Mkhitaryan che sulla sinistra si è destreggiato bene, anche forse con un intervento falloso, questo bisogna dirlo perché le telecamere stanno rimandando questa ultima azione e in effetti Giacomelli fa segno di VAR, fa segno del VAR, è necessario andare a rivedere questa azione che è nata infatti da un intervento sospetto di Mkhitaryan su Strigger Larsen sulla sinistra, una combinazione, ha messo Veretù, sempre lui, in condizione di andare sul fondo e a centrare per Pellegrini per il gol del 3-0 che non sarà convalidato, visto che c'è stato per l'appunto un tocco da parte del numero 77 della Roma nei confronti di Strigger Larsen. Gol annullato. Roma 2, Udinese 0. Resiste questo risultato. Si riprenderà con un calcio di punizione a favore dell'Udinese. Siamo al 31esimo. Non mi sembra ci siano troppi dubbi. No, decisione giusta, perché Mkhitaryan, sul tentativo di rubare il pallone di Strigger Larsen, allarga il piede destro e va a colpire la caviglia di Strigger Larsen. Tra l'altro, proprio da quella posizione, Strigger Larsen a terra. Poi è partito il cross di Veretout. E quindi, sicuramente, decisione giusta da parte dell'arbitro Giacomelli. Ora Pellegrini protesta con l'arbitro, però il fallo di Mkhitaryan, si vede che il giocatore si disinteressa del pallone e per proteggere va a colpire la caviglia di Strigger Larsen, quindi calcio di punizione in favore dell'Udinese, gol annullato per la Roma. L'azione della Roma con Borja Mayoral che viene messo giù, non c'è fallo e dunque Deulofeu si può presentare in area di rigore e a sparare su Paolo Lopez che blocca il pallone. Errore di Borja Mayoral nel governare questo pallone in una zona rischiosissima, disturbato da Strigger Larsen, è andato giù, si è lamentato molto per un eventuale fallo che non è stato considerato però dall'arbitro Giacomelli, che ha permesso all'Udinese di costruire la più importante palla gol della sua partita. Attenzione, il gol mancato ora dalla Roma, sembrava fatta per Pellegrini, sembrava fatta perché tutto lasciava presa a giro, una deviazione in porta, cross dalla sinistra di Spinazzola, incornata da parte di Pellegrini, impietrito Musso, palla alla sua destra, ancora una volta un pallone arretrato per il capitano della Roma, il numero 7, che in questo caso da solo ha provato subito la conclusione diretta verso la porta di Musso, è riuscito ad ingobbirsi quel tanto che bastava per andare a dirigere il pallone verso lo specchio, non l'ha centrato. Attenzione, erroraccio e grande uscita di Paolo Lopez che blocca Deulofeu che era andato a scaraventare questo pallone in porta, sembrava destinato al gol, errore in uscita della difesa della Roma, Deulofeu lanciato a rete, Paolo Lopez non si è fatto ingannare, l'estremo difensore della Roma che ha risposto presente, grandissima uscita di Paolo Lopez a bloccare il 2-1 dell'Udinese che sembrava cosa fatta, un gatto su questo pallone che era stato messo in movimento da Deulofeu per superare, dribblare in pratica il portiere giallorosso, ancora un errore della difesa, in questo caso della Roma, stava per avviare la rete del 2-1, Udinese vicinissima ancora con Deulofeu al gol che può riaprire questa partita. Villar prova a cercare gloria personale, dà il pallone a Mkhitaryan, entra in area di rigore, l'intervento è sbagliato, è il 3-0. Pedro da fuori area su un pallone vagante, su una combinazione Mkhitaryan, Dzeko si è visto carambolare il pallone proprio all'imbocco dell'area e va dunque a spedire sotto l'incrocio dei pali il gol del 3-0 che è arrivato nel terzo minuto di recupero e che fa il paio con il gol partita della gara d'andata, il gol dell'1-0 del Friuli con cui Pedro ha preso confidenza anche con il nostro campionato, permettendo all'Udinese di alla Roma di vincere sul campo dell'Udinese, va ora a chiudere questa partita con uno splendido piatto a giro sotto l'incrocio dei pali, credo uno dei primissimi palloni toccati da Pedro in questa partita da quando è entrato in campo, al terzo di recupero si chiude la gara dell'Olimpico con il centro di Pedro,
rientrato da infortunio, nel migliore dei modi il 3-0 porta la sua firma. Sebastiano, gara che si era in effetti già chiusa, questo gol di Pedro la sigilla con l'Udinese molle in difesa, Samir non allontana un pallone che rimane lì in area di rigore, arriva da dentro l'area dal limite Pedro che con il piatto batte Musso, un 3-0 davvero che fa ritornare con i piedi per terra la formazione friulana dopo due vittorie di fila, ma soprattutto anche dopo il pareggio con Atalanta e Inter. Friulani apparsi completamente fuori con l'atteggiamento sbagliato dall'inizio, forse la vittoria con il Verona, l'allontanamento dalla zona retrocessione ha tolto aggressività, grinta all'Udinese, dall'altra parte la Roma che voleva a tutti i costi questa vittoria per raggiungere il terzo posto in classifica, l'ha dimostrato con un approccio in avvio subito con ritmi molto alti e poi insomma gestita la ripresa fino a questo terzo gol che la sigilla, il gol di Pedro che certifica il suo ritorno alla miglior condizione. Fotografia esaustiva dell'intera gara, quella di Sebastiano Franco, vale anche da commento in pratica per un riassunto di un 3-0 che la Roma sta portando a casa. Siamo a 45 secondi dal termine, dalla conclusione del quinto di recupero, il 3-0 porta la firma di Pedro, gli altri due centri di Veretout, insomma la Roma ha fatto il suo dovere, l'Udinese molto meno rispetto alle aspettative. Ultimissimi assalti della gara con Molina che sulla destra cerca gloria personale, a questo punto sbaglia questo alleggerimento fino a un certo punto perché Mekengo riesce a riguadagnare questo pallone, penetra in area l'Udinese, l'ultimo a toccare Diawara è risolutivo nel bloccare questa iniziativa che pone fine al match. La Roma all'Olimpico nella prima gara della domenica, nella terza di ritorno, gara delle 12:30, ha battuto l'Udinese 3-0, al quinto Veretout di testa che replicava dopo 20 minuti sul calcio di rigore concesso dall'arbitro Giacomelli per un intervento scomposto del portiere Musso su Mkhitaryan. Secondo tempo diverso all'opposto rispetto alla prima frazione, l'Udinese fa la partita senza però crederci più di tanto, qualche occasione arriva, ma arriva soprattutto il 3-0 nel terzo di recupero che porta la firma di Pedro per il 3-0 definitivo con cui la Roma si issa al terzo posto scavalcando in un sol colpo Juventus e Napoli. Grazie a Sebastiano Franco per il suo commento tecnico, grazie per l'assistenza tecnica ad Antonio D'Alessandri, è tutto dall'Olimpico dove la Roma ha battuto nell'anticipo delle 12:30 l'Udinese per 3-0, linea che torna definitivamente agli studi di Saxa Rubra.